il professor Giorgio Navaretti. Buongiorno, prego. Giorgio, presidente del TOLC e del Collegio Carlo Alberto, professore di economia, ci viene a parlare del Festival Internazionale dell'Economia. Ma farei un passaggio indietro, anzi due passaggi indietro. Primo, come ti senti in questo Salone del Libro? Fantastico, un sacco di gente, bellissimo vedere così tante persone che fanno la coda. L'unica cosa frustrante è che ogni tanto chiedo a qualcuno: per chi stai facendo la coda? E mi dicono un nome, ci sono migliaia di persone che vogliono vederlo, io non so chi è. Quindi ecco, questo mi fa sentire un po'. È un'esperienza da boomer questa. Esatto, esattamente. Un'esperienza da boomer. Esatto. TOLC invece, Torino Local Committee, che cos'è? TOLC, dobbiamo parlare di un'altra cosa per parlare di TOLC, che è il Festival Internazionale dell'Economia a Torino dal 30 maggio al 2 giugno. Per il terzo anno consecutivo organizziamo un festival straordinario con un tema molto preciso che si chiama Chi possiede la conoscenza, che vuol dire che per 3 giorni si parlerà del rapporto tra economia e tecnologia, economia e ricerca scientifica e soprattutto naturalmente il tema dell'intelligenza artificiale. Quindi questo è il festival. Il TOLC che cos'è? È il comitato delle istituzioni torinesi che finanziano e supportano questa attività e sostengono questo festival che viene organizzato con l'editore La Terza e sotto la direzione scientifica del professor Tito Boeri. Ho detto tutto quello che bisognava dire. Tutto quanto, però a questo punto viene una curiosità: se il tema del Festival dell'Economia è chi possiede la conoscenza, la domanda è: chi possiede la conoscenza? No, veramente non c'è il punto interrogativo nel titolo. Quindi, non c'è il punto interrogativo. Allora ce l'aggiungo io. No, va bene, lo aggiungo. Chi possiede la conoscenza? Allora, il problema oggi è precisamente se la conoscenza la posseggono poche aziende che sono o in grado di sviluppare, che ne so, dei farmaci, dei brevetti, delle medicine. Chissà perché proprio il mondo della farmacia, della farmacologia. Perché oggi dopo il virus, effettivamente dopo quello che è successo dei vaccini, è sicuramente un punto interrogativo. Ma c'è un'altra grande dimensione che è quella dell'intelligenza artificiale e quindi lo sviluppo di algoritmi che permettano di fare della ricerca attraverso l'intelligenza artificiale. Questi sono poche aziende che li posseggono, aziende che hanno alla base dei loro algoritmi una marea enorme di dati che sono in grado di utilizzare. Pensiamo ai grandi giganti tecnologici ovviamente, no? Come potete immaginare, da Amazon a Google, a tutte queste aziende che oggi posseggono veramente la conoscenza e sono dei quasi monopolisti in questo campo, nel senso che hanno un enorme potere di mercato e attraverso questa conoscenza possono permetterci da un lato di fare tantissime cose che noi facciamo su internet e di farci scoprire e trovare delle cose quando noi facciamo le nostre ricerche grazie ai loro algoritmi. Google ci conosce meglio di noi stessi. Ci conosce, pensa di conoscerci meglio di noi stessi, spero che ci sia sempre qualcosa che potrebbe non conoscere, questa è sempre una speranza e questo è importante. E dall'altra poi c'è quella che si chiama poi proprio l'intelligenza artificiale, quella più creativa, che è in grado di sostituirci in moltissime cose, per esempio scrivere un articolo, oppure insegnare agli studenti, oppure forse un domani fare le nostre interviste, il nostro dialogo, no? Lei potrebbe sicuramente fare un dialogo come lo fa con me, con ChatGPT, probabilmente le darebbe delle risposte simili a quelle al massimo che potremmo io. Fare il contrario, facciamo fare le domande a ChatGPT che sarebbero sicuramente più intelligenti delle mie. Allora diciamo, quando è in grado di dare le risposte a un livello di tecnologia bassa, quando è in grado di fare le domande vuol dire che ha raggiunto un livello di tecnologia veramente alto, quindi quando sostituisce lei allora siamo al peak della tecnologia. In 21 lezioni per il 21esimo secolo, un grande professore del nostro tempo metteva un po' il dito nella piaga rispetto al possedere la conoscenza dei big data, oltre alle nanotecnologie che permettono di conoscere sempre più dati rispetto al nostro corpo in tempo diretto. Affrontando questo tema, ottimismo o pessimismo? Ma secondo me non dobbiamo essere pessimisti, nel senso che il progresso è caratterizzato dall'evoluzione delle competenze tecnologiche e dalla ricerca, quindi penso che dobbiamo essere ottimisti, nel senso che ci sono tantissime
applicazione di queste tecnologie che ci permetteranno di vivere meglio. Pensiamo, parlavamo prima delle medicine, in ambito medico questi dati possono fare delle cose straordinarie, accelerare moltissimo i processi di ricerca e sviluppo, per esempio. Ecco, dall'altra però è certo che allo stesso tempo, come sempre, bisogna adattarsi, no? Chi guidava un cavallo prima che arrivasse l'automobile a un certo punto ha dovuto imparare a guidare, quindi è chiaro che il tema è il passaggio a queste nuove tecnologie, implica lo sviluppo di nuove competenze ed è difficile, è una transizione difficile. Il problema dello sviluppo tecnologico è che queste transizioni non riescono a farle tutti e quindi c'è qualcuno che rimane indietro, quindi bisogna sia pensare a come fare in modo che ci siano persone che riescono a seguire queste evoluzioni, sia che chi rimane indietro in qualche modo venga aiutato e sostenuto a non rimanere troppo distante. Quindi c'è un elemento redistributivo in questo, no? È molto importante da un punto di vista di queste cose. Quindi io credo che noi dobbiamo essere pessimisti perché non possiamo non essere, dobbiamo essere ottimisti, pardon, perché non possiamo che essere ottimisti, perché comunque non abbiamo un'alternativa rispetto a queste tecnologie. Quello che dobbiamo cercare di capire è che certi tipi di evoluzioni tecnologiche non sono inevitabili, nel senso che in qualche modo dobbiamo anche poterle guidare e controllare. Sono governabili. Quindi non sono solo delle scatole nere dove non capiamo che cosa succede, sono anche degli eventi, dei progressi che poco a poco dobbiamo capire, governare, cercare di guidare. Chi possiede la conoscenza, e poi abbiamo fatto riferimento alla conoscenza dei big data, che è una conoscenza informativa, alla conoscenza tecnologica, alla conoscenza scientifica, forse qualche accademico di qualche anno fa mi direbbe ti sei perso un tipo di conoscenza che è la conoscenza teorica, della filosofia, allora di una conoscenza più generale, che cosa possiamo dire? Fa parte anche di questo festival dell'economia o ha ragione Aristotele che la filosofia non serve perché non ne serva? Io le dico che i miei migliori studenti di economia spesso vengono da filosofia, perché la filosofia che cosa fa? Insegna a ragionare. E quello che non dobbiamo mai perdere è la nostra capacità di ragionare e di pensare in modo logico e fare dei ragionamenti che sono dei ragionamenti logici e precisi. La filosofia ci insegna questo. E comunque conoscere l'uomo, quindi tutte quelle che sono le cosiddette humanities, cioè le materie scienze umanistiche, assolutamente bisogna continuare a coltivarle, perché sono quelle che ci rendono speciali e diversi dalle macchine, anche se magari ChatGPT potrà scrivere un meraviglioso romanzo, però comunque noi saremo sempre diversi, perché comunque i sentimenti, le emozioni, i nostri valori eccetera difficilmente possono essere trasferiti ad una macchina. E credo che è questo che ci rende diversi dalle macchine, quindi questo mix di competenze tecnologiche e competenze umanistiche è fondamentale coltivarlo. Del resto oggi molte delle grandi facoltà di ingegneria nel mondo introducono corsi umanistici, precisamente per anche molti ragione. Dei grandi consigli di amministrazione di multinazionali sono composti non da tecnici ma da professionalità sviluppate in altri settori, in ambiti umanistici. Perché bisogna imparare, quello che bisogna imparare è risolvere problemi complessi. I problemi complessi non sono solo problemi tecnici. No? Non sono problemi complicati, sono problemi complessi. Complessi, esatto. Quello che dicono è che un grande manager, la prima dote di un grande manager è conoscere molto bene la psicologia, quindi essere uno psicologo. Questa è la prima dote, perché devi gestire degli uomini, no? E capire cosa succede. Giorgio Barbanavaretti, grazie di essere stato con noi e l'appuntamento grazie. È per il Festival dell'Economia. Mi raccomando, venite tutti dal 30 maggio al 2 giugno a Torino. Informazioni su 120 su www.festivalinternazionaledell'economia.com. Comunque sono digital. Festival internazionale, non è quello di Trento, è quello di Torino. È quello di Torino.